tutti, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi facciamo gli speciali 10 iscritti con Minecraft 15W31B, la nuova snapshot che anche hanno fatto vedere anche altri youtuber, però dobbiamo far vedere perché ci piace farla vedere. Ok. Non ha senso quello che ho detto. Scusate se c'è sempre il riflesso lì nel computer, però non è colpa. Guarda se il nostro computer è lento e si blocca sempre, ma faccio un secondo pausa quando iniziamo. Ok, perfetto. Allora, 1.9. È un po' lento il nostro computer. A Natale lo avremo nuovo. Sosteneteci con un mi piace. Potremmo fare un ok, questa è il mondo della 1.9. Qua ci sono tutte le cose. Avrete già visto qualcosa di strano? Già. Seconda mano. Nuove frecce. Costi cose che parlano. Questi cose che parlano, teste, sono teste. Questi nuovi pianti. Piante, ho detto. Per questo nuovo terreno. Che si fa con la pala. Sì, dopo faccio vedere tutto, Questi nuovi blocchi e un nuovo cibo. Che sono le rape, anche se danno poco da cibo perché danno solo 3 coscette. No, allora aspetta. La zuppa da 3 coscette e la rapa solo a metà, che se ne ha 2. La una, vuol dire, ne ha 2. Allora. Ne da una. Allora. Allora, adesso mi metto in creative perché infatti stavo facendo una roba in survival tipo. E vi dico, non so se è un bug, ma queste frecce che si chiamano Arrow of Poison, cioè one shotano tutti in un colpo. Adesso vi faccio una dimostrazione. Forse perché avvelenano e appena avvelenano. Sì, però forse dai, cioè tutti, anche il nuovo mob. E infatti sì, c'è un nuovo mob. Ok, adesso. Che fa? Che me non pesa per niente, perché ti uccidi 2 colpi. Ti hanno 2 colpi proprio. E poi, guarda, allora, quasi ci sono tutte le frecce. La Spectral Arrow. Che è quella più bella, secondo me. Sì. Invece qua c'è quella rosa. Invece qua ci sono tutte le pozioni di frecce, tipo. La Spectral Arrow, grazie alla Spectral Arrow, aggiunge un nuovo effetto. Che si chiama, però che non si può trovare nelle pozioni. Che si può trovare facendo Effect, il vostro nome, Minecraft e Glowing. Glowing. Poi se volete fate 2000, così il massimo di tempo. True, così non si vedono le particelle. Ed ecco qua. In realtà si vedono. No, le particelle, quelle sono delle altre cose. Vedete? Vedete questo? È uno strano effetto, vedi? Vedi? Allora, se tipo io mi nascondo dietro un blocco. Ecco, si è già visto. Ecco, in F5. Vedete? Mi vedono stesso. È anche utile per i tuoi amici se ti devono cercare. Non riuscite a trovarli. Dite loro di usare questa freccia. Molto utile. Allora, prima io vi ho detto che c'era un nuovo mob. E anche grazie a questo mob aggiunge un nuovo potenziamento che si chiama Levitation. Cioè levitazione praticamente, cioè viene levitato. Levitato non è niente, lol. Ok, ecco qua. Mi sembra un blocco, ma sta non lo è. A volte potrebbe aprire e vi lancerà dei strali, adesso vi faccio vedere, però. Ecco, vedete. Per essere. Oh mamma mia, che confusione, scusate, piccolo problemino tecnico. Per essere. Ecco, si è aperto. Per essere sicuri mi metto resistenza infinita. Però lo si vede un po' la tua faccia, Vabbè. Dai, qua si vede un po' di ombra. Si vede il tuo contorno di faccia. 2105. Ecco, così ho resistenza più o meno infinita. Che quindi si sono prendendo sono i di sotto. Ecco, ho visto, si è aperto. Eh sì, lo so, anche prima l'avevo visto. Ora. C'è avuto una spada dentro l'inventario? Ah, già, è vero. Sì. Ci prendiamo queste cose. Ma dai, no, non voglio sprecare la mia cara spada. Con calma niente, però. Voglio sprecare un'altra spada. Sono cattivo. Usa le altre, quelle più forti, perché ti serviranno. Okay. Ecco un po' di latte. Ah già, del latte, il latte è utilissimo contro questo. Tanto modo. Latte. Tantissimissimo. Speriamo di ucciderlo subito. In modo strategico salirci sopra. Perché? Perché sì. Quindi non ti fa niente così? No. Da quello che. Si teletrasporta anche, questo è il problema! Vedi quelle cose lì ti fanno volare. Dun 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 dun. Aia. Ok, ci mettiamo in creativo. Sì, quello lì si mette in creativo. Speriamo di riuscire a caricare questo video, solo che grazie. Anzi, non grazie.
all'aggiornamento di YouTube, ora non si riesce, io non riesco a caricare più video. Ok, quindi se vedete questo video vuol dire che l'aggiornamento si c'è. Quindi se adesso voi fate effetto il vostro nome Minecraft, due punti, poi fate Levitation. Levitation, na 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 na. E non sta schiacciando in via perché sto tenendo io sopra. Guardate, non lo sto premendo. Se tagli mettiamo davanti, cioè non lo so. Ok, abbiamo capito, dai. Vabbè, aspettiamo di secondi. Non è che esplode il telefono, se sono già 5 minuti. Quanti? 5. Vabbè, dai. Pensavo anzi, quasi 6. Pensavo di più. Ora qua abbiamo i nuovi blocchi. La Endstone Bricks, la Purple Block, Purple Pillar, Purple Stairs e Purple Slab. Bei blocchi, sì. Grazie. Come si... Vabbè. Come si craftano? Guarda, sentite qua, c'è il Popped Chores Fruit, che non ho ancora ben capito come si trova. Perché ovviamente non è... cioè da poco che ho sto versione, quindi... Falli infiniti. Ecco. Sì, così si crafta... il 4 purple block. Vabbè, mi basta soltanto un campione che dopo lo faccio diventare infiniti. Bello se stai. Poi facendo così si attingono questi slab, facendo così la forma di scale, bla bla bla, si attingono le scale. Però non so bene come si attingono le pillar. Forse... ditelo nei commenti perché noi non lo sappiamo. Forse... e diceci anche dove si trova questo materiale perché non sappiamo bene dove si trova. Non so se io te l'hanno fatto. Boh, io non sono mai riuscita a vedere quel video. Cioè, praticamente quando lo sto guardando, o si spegneva il computer perché il nostro computer a volte si spegne. Speriamo che non si spenga adesso. Dai, fai veloce così. Ok, allora qua invece adesso se andate nell'end, adesso voi non possiamo farvelo vedere perché, no, se volete lo posso far vedere. Fate un secondo pausa. Fa pausa, Anna, fa pausa. Rieccoci. Siamo nel mio mondo dell'end. Scusate, ma il mio fratello ha detto, stop. Perché? Perché è stata la luce. E quindi tra poco si spegne il computer. Vabbè, quindi tra speriamo, 6 minuti. Speriamo che mia mamma si spieghi. Ma allora, allora. Minuti dal video, anche di me. C'è un triangolo. È il bug dell'end. Ok. Quando avrete ucciso il drago dell'end... vedrete, poi dopo l'end è molto modificato perché sapete quelle torri di ossidiana? Sì. Saranno messi circolari. Ok, ora funziona. Ok, si è ripreso a caricare anche prima di quanto ci aspettavamo. E praticamente dopo che avete ucciso il drago dell'end, cioè, allora l'end sarà molto modificato perché ci saranno le torri circolari e anche in mezzo ci sarà già il portale dell'end, soltanto spento. E quando avrete ucciso il drago dell'end, si accenderà. Ma non è finita qui, perché quando vi girerete potrete vedere un raggio viola nel cielo. E quando andate lì vedrete tipo delle robe di bedrock e con al centro un portale. E poi una nuova aggiunta di questa versione che potete usare... che non è infinito. L'Ender Pearl in Creative. E praticamente usando l'Ender Pearl. Ah, e poi c'è anche un'altra aggiunta dello scheletro. Lo so, dopo ve lo facciamo vedere. Allora, fai veloce, però. Usando l'Ender Pearl vi entrerete in questa nuova dimensione che vedete, cioè ci sono tutte queste piante. E se sarete fortunati potrete trovare uno di questi dungeon che ho fatto diventare in questo mondo casa mia, vedete? Dov'è la mia casa? Qua no, laggiù. Di là. Qua vedete con le cose che bye. Adesso torniamo nel mondo di prima. Facciamo di pausa un secondo. Sì. Rieccoci. Non abbiamo finito qua, cosa pensate? Che siamo scemi? Sì, anche se sono già tipo 10 minuti però proprio. Ok. Vedete queste nuove piante? Se voi le rompete cade tutto naturalmente. Ovviamente cade tutto. E voi dovete ripiantare. Bisognerebbe prima prendere la pianta. Vedete questa cosa di viola? Bisognerebbe romperlo. Qua non ci arrivo, però. Vabbè. Lo si sono capito. Ma cosa servono queste cose? Si mangiano, si usano come blocchi, boh. Si mangiano. Prendiamo letto, dai. Faccio pausa. Rieccoci. Ok, questo è uscito. Allora, proviamo tipo a mirare di là. Boom.
Vedete, sono riuscito addirittura a attraversare quel blocco. Quindi ovviamente serve per teletrasportarsi, capito? Tipo, miro verso quelle faccine laggiù che fanno gna gna gna. Ah no, punto verso la mucca. Mucca assassina. Ovviamente ho fatto un pochino di strada, però non tutta. Proviamo a mirare verso l'alto, tipo. No, potrei arrivare tipo fino dall'altra parte del mondo. Ecco, sono riuscito addirittura a superarlo. Vabbè. Avete capito. Ora vi faremo vedere il mob di scheletro, lo scheletro. Metti notte. Perché qua andate in giorno che tanto... Qua ho un frutto. Che lo potete piantare sul... sulla pietra dell'end. Ok, ah sì, poi ovviamente il nuovo blocco, come ho detto prima. Come si fa ad ottenere? Allora, in Creative non si può trovare. Vedete, come vedete si chiama Grass Path. E per ottenerla in survival bisognerà prendere una pala a caso. Una pala a caso, sì. E fare così. Ta-da. Comunque, ora vi faremo vedere il mob. Che ho scavato così tanta erba. Oh, non lo so, lo sapete. Chissà se in survival se rompi questa grass path ti droppa un blocco di terra oppure non lo so. La grass path. Ok, ora vediamo il nuovo scheletro. Allora, mettiamo facile. Notte, che sembra brucia. Se no, se... No, cosa faccio? Tutto day. Fa... Ok, se prendete il mob lo scheletro non sarà più uguale, cioè sarà diverso, non è cambiato tanto, però vedete è tipo come Steve, tipo uno Steve però scheletro. Quando lancia le frecce carica come noi e sembra che riesca anche a colpirvi da molto più lontano di prima. Vedete? Non ha tanta mira questo scheletro, però se guarda, esatto, anche tu ragno, va via, non ti intromettere anche te. Aspetta. Scusate. Ok, dai. E ma cosa fa? Facciamo vedere l'ultima cosa. E basta. Allora. Poi sarebbe questa ultima cosa. La cosa? Cioè la. Non mi ricordo il nome. Quella cosa che si apre. Ah sì, la botola? Ecco sì. Ok. Sì, la botola. E poi anche quella roba della piantina lì secca del deserto. Ah sì. Ok, vi ricordate com'era brutto quando mettevate una botola, rompevate il blocco, la botola si droppava? Che brutti tempi. Mm-hmm. Ma quei tempi sono finiti. Mm-hmm. Ma non abbiamo mica finito, guai, siamo scemi. Manca l'ultima cosa. Sì, poi ci ne saranno anche molti altri, ma questa toccherà a voi a scoprirle perché noi siamo cattivi. Ok, ci servono molti cespugli secchi perché forse non succederà anche la prima volta. Ci serviranno molte, ma molte volte. Ci mettiamo in survival. Ma serve il... Serve il? Le cose... Ah, ok. Vedete? Può droppare da 1 a 2 stick, credo. Da 1 a 3 stick, non mi ricordo. Sì, da 1 a 2 stick, credo. Quindi io tipo te ti vai lì all'onda del deserto. A volte però zero, non sì. Potrebbe. Cioè da 0 a 2 stick, voglio dire. Dai, il nostro video finisce qui, giusto? Prima volevo farvi vedere. Non vi ho ancora ben spiegato come funziona la seconda mano. Ve l'ho soltanto fatto vedere. Non è che lo so, spiegata però proprio molto bene. Cioè, ma allora sono già 13 minuti, lol, eh? Aspetta, dai. Allora, tipo voi avete un arco in mano. Premete F. Inquadra F e l'arco vi verrà nell'altra mano. Sì, veloce, velocissimo. Però potete usare soltanto gli oggetti nella mano principale e potrete modificare la mano principale da personalità skill di main time. Così adesso sono mancino. Sono mancino. Ok, dai, per oggi è tutto. Ciao e al prossimo video o speciale, quello che sarà. Ciao.